Senti, oggi Berlusconi, commentando il dato del Trentino, ha detto: col centrodestra diviso non si vince mai, quindi la soluzione è rimettiamoci tutti assieme. Sei d'accordo? Basta non fare minestroni. Dove tutti ci assieme, si mette? Io... compreso Alfano. E allora ovviamente non sono... Così non dice sono... Berlusconi, no io giro. No, ma me l'ha detto più volte, io gli ho detto dei no, perché non penso sia più il momento del mettere insieme gli opposti pur di sconfiggere l'avversario. Magari vinci ma cominci a perdere dal giorno dopo, coi Fini, coi Casini, coi Buttiglione, con gli Alfano, con... no. Oh, un'altra cosa... Preferisco perdere 6 mesi di tempo per costruire un progetto più omogeneo e coerente che non fare... Un'altra cosa che dice Berlusconi: è passata questa legge elettorale che non piace né a te né a lui adesso, perché prima l'aveva votata. E ci avesse pensato un attimo prima. E dice: per essere competitivi con questa legge elettorale dobbiamo metterci tutti assieme e fare un listone unico che non si chiamerà Repubblicani, perché mi ricorda Ugo La Malfa, però troviamo un nome, ma mettiamoci tutti assieme. Tu dici no? Oppure, se insomma Berlusconi, lo sai che è uno generoso, poi siete milanisti, se ti offre di guidarlo? No, il listone. Ma guidare che cosa? Tu fai il candidato premier e poi sotto tutti assieme. No, e che faccio? Il candidato premier dell'Armata Brancaleone, dell'Arca Noè, di Noè, non... no. Non, a parte il fatto che non è più tempo in cui il candidato premier lo decidono Salvini e Berlusconi in un ufficio. Candidato premier alternativo a Renzi, secondo me, dovrà essere scelto nelle piazze di tutta Italia dalla gente che deve andare a decidere chi è il candidato alternativo. Quindi pensi primarie? Sì. Stai pensando a delle primarie, sì, del centrodestra? Sì, però prima sul programma e poi sulla persona, perché ad esempio io faccio il quindi candidato premier... Quindi sul programma e sul candidato? Sì, prima il programma, perché se io vinco... E voglio andare a Bruxelles a dire l'euro è moneta farlocca e poi mi volto di fianco e lui mi dice no, guarda che l'euro è una figata, e allora è armata, vado, Brancaleone. E allora ma di questo con Berlusconi parte. Delle primarie hai parlato? No, ne riparliamo dal 1° giugno in poi, dopo le regionali. Sì. Da una posizione di forza della Lega, speri, in così, termini di voti così si suppone. Senti, visto che siamo entrati in Berlusconi, si va al nord. Si era parlato di una tua candidatura a sindaco a Milano, mi sembra archiviata, no? Non c'è mai niente di archiviato nella vita, io penso superata, che... Superata, no, diciamo. Non lo so, poi sono gli eventi a decidere, sono i momenti, sono le persone, sono le coincidenze. La cosa, sicuramente a me piacerebbe, prima di dedicarmi ad altro nella vita, la cosa più bella che qualcuno che fa politica con cuore e con passione può sognare di fare è fare il sindaco della sua piccola o grande città, che sia Milano, che sia Roma, che sia un comune di 500 abitanti. Quindi questo me lo tengo come sogno nel cassetto e come aspirazione, perché è la mia terra, sono le mie radici. Però ti sta portando ad altro, però diciamo, immagino che per politica. Il momento ci sia qualcosa di più ambizioso e di più pericoloso, perché il problema è che questa linea di questo governo e di questa Europa sta rendendo il sindaco una figura assolutamente inutile, un passacarte, un tassatore. Poi c'è il tassatore più intelligente e il tassatore meno intelligente. A Roma abbiamo un esempio probabilmente della seconda specie. Però io vorrei che il sindaco potesse fare il sindaco, che potesse ridurre le tasse, che potesse fare investimenti, potesse sistemare le scuole, potesse sgomberare, potesse ripulire, potesse immaginare. Il mio problema è che se lasciamo il paese in mano a Renzi, anzi questo probabilmente i sindaci li cancella tutti, perché non contano più, e decide lui, e decide uno da Roma per telefono per gli 8.000 comuni italiani. Quindi prima c'è da fermare il pericolo pubblico che in questo momento abbiamo al governo, poi ripensiamo a tutti i nostri quindi comuni. Quindi ora la battaglia è a livello nazionale. Sì.